9 ore fa al Viola Park si è presentato il nuovo mister della Fiorentina, Raffaele Palladino, e quindi chiaramente la puntata è incentrata sulle sue dichiarazioni e sul calciomercato, come di consueto. I titoli grazie alla regia di Massimo Brigato e Matteo Fagioli. Palladino si presenta: qui per fare bene sono motivato. Poi ha parlato anche del modulo: vorrei iniziare con la difesa a 3. E qua ovviamente dobbiamo fare le riflessioni sulle prove tattiche, direi che la nostra grafica ci aveva azzeccato abbastanza in pieno. Palladino: non ho parlato con Iconè. Ha detto che ha parlato con tutti i giocatori tranne che con lui, quindi di fatto al trolley pronto e se ne andrà. E poi ha rivelato che spera che arrivi un attaccante, facendo seguito alle dichiarazioni di Daniele Pradè di qualche settimana fa, dicendo che la Fiorentina ha bisogno di un grande centravanti. Terracciano al Genoa? No signore, perché Palladino punta su di lui, lo ha detto in conferenza stampa, o a meno che non abbia voluto nascondere un po' le carte circa le cessioni. Nel mercato nel frattempo vi diciamo che Zaniolo preferirebbe la Fiorentina, soprattutto per motivi familiari, ma il tempo stringe e la Fiorentina deve correre. Oggi è martedì e come di consueto c'è Dario Baldi. Ciao Dario, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, di solito è martedì baccalà, io sono il baccalà che viene qui insomma a esprimersi, caro Calderone, ma io sono carico perché stamattina a me questo Palladino mi ha fatto emozionare. Addirittura? Non per non per fare paragoni e sputare nel piatto dove abbiamo mangiato fino a poco tempo fa, ricordiamoci, io ero italiano, resta se non c'è di meglio, ma io sono passato al PD, il Palladino, sono passato al Palladino perché in 40 minuti di conferenza stampa ha detto cose più sensate, ma soprattutto motivate rispetto a quelle che diceva Italiano. È vero che non abbiamo ha avuto grandi conferenze stampa nell'ultimo periodo, però insomma Italiano si nascondeva dietro grandi segreti di Fatima. Palladino è arrivato lì, è chiaro, mi è piaciuto tantissimo su Sottil quando ha detto che è responsabilità mia dire ai giocatori, e mi prendo io la responsabilità di farli giocare in quel determinato ruolo, mi prendo le responsabilità. A me Italiano non mi sembra si sia mai preso le responsabilità, anche quando abbiamo perso la finale, e quindi secondo me sta iniziando la grande epopea del Palladino e io sono molto contento. Ora anche sulle dichiarazioni in relazione a Sottil ci andiamo tra poco. Prima sentiamo le parole appena arrivato, subito. Ha voluto aprire lui la conferenza e l'ha fatto così, Raffaele Palladino. Se sono qui oggi, se sono qui a Firenze, se sono in questa grande società, per me è un grande motivo di orgoglio e sono davvero molto emozionato di rappresentare questa società. Emozionato di rappresentare questa società, così diciamo si è presentato Palladino. Allora cominciamo un po' a sviscerare con te Dario le varie dichiarazioni, cominciando come dicevi dalla domanda su Sottil. Ora non era una delle prime onestamente, però la prendiamo in questo caso da Firenze Viola. Dove vede Sottil? Palladino si è molto espresso sull'attaccante della Fiorentina e in modo chiaro. Per me è un giocatore forte, vale lo stesso discorso fatto per Gonzales, è difficile quando li incontri da avversario. Sottil ha tutto per fare il calciatore ad alti livelli, mi prendo la responsabilità di metterlo nelle condizioni migliori, poi sta anche a lui dimostrare il suo valore. Cioè, di fatto Palladino ci mette le fish su Sottil. E come la vedi questa roba, Dario? Una cosa positiva, negativa, che responsabilizza tanto un giocatore, come un indizio di mercato per alzare il prezzo? Dici un po'. Parto da una prima dichiarazione di Palladino che ha fatto nella parte precedente, quella dove dice che lui ha parlato con tutti, ha chiamato tutti anche se sono in vacanza, tranne perché uno. Io devo parlare con tranne uno, poi ci si arriva su quello, perché dice io voglio parlare con loro, ho bisogno del loro feedback e sono uno che rompe le scatole, tra virgolette, non l'ha detto ma l'ha fatto capire. Ecco, a me questo mi piace, perché mi piace anche che racconti il proprio background, perché guardando al passato, appunto, quando Italiano parlava sembrava il terzo segreto di Fatima, no? Che c'era, non c'erano certezze, non si parlava di moduli, il campo non si guardava. Lui ti ha dato tre indicazioni, ti ha detto Sottil mi piacerebbe, mi prendo la responsabilità di farlo giocare. Nico Gonzales per me è un fenomeno perché può giocare sia sotto punta che a destra che a sinistra. Beltrano può giocare davanti alla porta e dietro, e anche dietro come sottopunta. Cioè, mi sembra si sia parlato di calcio oggi. Poi ho sentito dire qualche opinionista che è stato un po' paraguro nelle dichiarazioni.
sarà anche paraguro, però almeno si è parlato di qualcosa, ci ha dato qualcosa in mano. Io che uscissi da una conferenza stampa con qualcosa in mano era tanto tempo che... Ma poi dicono l'altra critica, è un'aziendalista, perché gli altri allenatori in Italia, in Europa e nel mondo non sono aziendalisti, ci sono quelli che parlano differentemente rispetto all'azienda che lo paga a fine mese. Non penso, nel calcio di oggi siamo tutti aziendalisti, non giornalisti, però come diciamo all'interno della società gli allenatori sono tutti aziendalisti. Quindi io mi piace come parla questo allenatore, mi è piaciuto nelle dichiarazioni, perché finalmente si parla di calcio. Ho detto io partirò con la difesa a tre, che poi lo ascoltiamo inizia? Sulla significa difesa che dici, Dario? Almeno lo facciamo sentire. Sentiamolo. Ecco, lancialo te, fai tutto te in questa trasmissione, vai, fai tutto te. Palladino finalmente sulla difesa a tre, perché vuol dire che si vuole vincere. Per quanto riguarda il sistema di gioco, io non sono un integralista che usa solo un sistema di gioco, ma mi piace anche cambiare. In questi due anni che ho trascorso in Serie A ho fatto tanti esperimenti, ho cambiato e mi è piaciuto molto. Non credo in un solo sistema di gioco, ma credo nei principi di gioco, che è quello che fa la differenza. I calciatori devono essere intelligenti a saper giocare in tante posizioni e in altre anche posizioni, adattarsi anche in altre posizioni. E la Fiorentina ha grandi giocatori che possono farlo. L'idea mia è di poter partire anche con una difesa a tre, quindi cambiare anche sistema di gioco, giocare il 3-4-3, 3-4-2-1, come lo volete chiamare. Però la Fiorentina viene da un percorso di 4-3-3, 4-2-3-1, e quindi anche quello è un qualcosa che durante l'anno potremmo utilizzare. L'importante è avere i giocatori a disposizione, l'importante è avere dei principi di gioco molto chiari e in base alle caratteristiche anche della squadra avversaria, in base a quello che vogliamo proporre noi, poi andremo a studiare un sistema di gioco. Però l'ossatura iniziale potrebbe essere quella della difesa a tre. L'ossatura iniziale potrebbe essere quella della difesa a tre, così ha concluso Raffaele Palladino, di fatto confermando per certi versi quelle prove tattiche che avevamo provato ad ipotizzare qualche tempo fa anche con la nostra grafica, Cario Dario Baldi. A questo punto la riprendiamo così da ricontestualizzare, perché più o meno Palladino ha detto le stesse cose. Difesa a tre, e noi aggiungiamo con quarta centrale, che è lui magari il primo vero ragionatore. Centrocampo a quattro con Parisi esterno, anche su Parisi ha speso parole importanti dicendo che per lui è un quinto e lo può fare molto bene. Beltran mezza punta. Perché abbiamo messo Beltran mezza punta? In questo caso, a differenza di ciò che ha detto Palladino, perché la Fiorentina sta cercando un grande centravanti. Ecco perché, anche con le parole del tecnico, Beltran può fare entrambe le cose, ha detto. Può fare sia bene la mezza punta che la prima punta, e quindi l'avevamo ipotizzato lì. Esterni superfluo e necessario, il grande interrogativo, però ha fatto capire che per lui non sono importanti tanto le posizioni, bensì le caratteristiche. Quindi giocatori come Gonzales, come Riccardo Sottil, sono giocatori che possono giocare anche dietro la punta o sotto punta, come l'ha definita lui. E altrimenti sono superflui, e un nome su tutto, in caso di superflui, forse è proprio Iconè. Però prima Dario analizza la difesa a tre. Ma analizzo la difesa a tre, io posso essere d'accordo sul tuo pensiero di quarta, però manca qualcosa. Mi pare che, a parte, come si chiama, quello del Boca Juniors, Valentini, no? Se non erro. Tranne Valentini, quello, sì. mi pare grandi nomi di difensori non siano usciti. E quindi se si vuole giocare a tre, almeno due difensori li devi comprare, perché te c'hai Ranieri, c'hai Quarta e c'hai Milenkovic. Diciamo Comuzzo, però almeno altri due li devi prendere. Io poi, che giochi quarta centrale con braccetto Milenkovic e l'altro braccetto che è Ranieri, sa fare il braccetto, punto di domanda. Mi piace questo discorso del non integralismo, perché veniamo da un integralismo molto forte noi. Questo è già il primo cambio, secondo me. Centrocampo, diciamo che possa giocare Ayode, perché sotto 40 milioni non lo vendo. A sinistra chi gioca? Parisi o Biraghi? Secondo me per il non integralismo gioca Parisi, sì. Secondo me. E i due a centrocampo chi sono? Mandragora, e poi chi ci mette? Un altro picchiatore, quindi, perché sì. A quattro giochi con due picchiatori, o giochi con un metronomo e un picchiatore? Cioè, queste sono domande che secondo me io mi faccio in questo momento, anche perché te a centrocampo c'hai Mandragora, Bianco e poi qualche altro giovane che ti rimane, poi il resto sono tutti andati via, viste le cessioni di Bonaventura e Castrovilli, che mi sembra siano comunque sia in vista. Davanti, lui dice 3-4-2-1, 3-4-1-2, 3-4-3.
diciamo che a destra metto Nico Gonzalez rispetto alle dichiarazioni di oggi, a sinistra ci posso mettere Sottil, quindi o ci gioca Beltran oppure gioca 3-4-2-1 con Nico Gonzalez, Beltran e poi davanti la grande punta, oppure però poi con, alla fine con Sottil e Nico Gonzalez alle spalle di Beltran. Perché ha detto che esattamente 3-4-3, però questo significa che c'è, bisogna capire anche dove andare a investire. Diciamo che per puntellare da lunedì, che è il primo di luglio, secondo me c'è almeno da fare 10 acquisti qui per giocare a 3. Poi se si ritorna con col vecchio stampo di Italiano, qualcosa ci sa. Però diciamo che dalle parole di Italiano, di Palladino di oggi, mi porto dietro la certezza che finalmente si possa fare. Io questa Fiorentina 3 la voglio giocare. Ti dico di più, tu hai citato Iconè. Io e Onè, sebbene ormai sembra sulla via di partenza, anche se mi risulta che non siano arrivate offerte formali, cioè scritto non è arrivato niente, almeno al momento, secondo quanto mi risulta a me, però io Onè lo vorrei rivedere con Italiano, lo vorrei rivedere perché con un gioco a tre lo vorrei vedere saltare l'uomo, perché non è mai stato uno dei gran gol. Non sto dicendo che Onè è forte, ti sto dicendo che lo vorrei rivedere, però insomma bisogna anche dare un po' di solleticare un po' la pancia del tifoso, e quindi servono nomi in questo momento. Sì, servono nomi assolutamente, e sui Iconè ci andiamo tra poco, perché chiaramente su quello Raffaele Palladino, se vogliamo, ci ha dato un'indicazione in più che non è banale. Invece, prima di andare sui Iconè, è bene parlare ancora una volta di obiettivi, perché Pradea ha detto non siamo contenti dell'ottavo posto, conferenza stampa passata, dobbiamo alzare l'asticella, e quindi più o meno la stessa domanda è stata riproposta al tecnico, sentiamolo. Beh, ovvio che io chiedo giocatori di qualità, perché se vogliamo alzare il livello e l'asticella c'è bisogno di giocatori di qualità, ma la società sa bene e lavora alla grande in questo, perché hanno un grande scouting, ci sono grandi direttori che sono al lavoro quotidianamente, quindi sappiamo, stiamo seguendo dei profili e sappiamo dove andare a mettere mano, quindi su quello non c'è dubbio, la qualità fa sempre la differenza. Poi non è semplice, perché il mercato ha mille varianti e mille cose, quindi non è semplice, però stiamo lavorando bene. E per quanto riguarda le uscite, assolutamente massima condivisione con la società, massima condivisione quotidiana, ogni giorno, su quello che bisogna fare, sulla costruzione della squadra. Su questo però Palladino è stato anche abbastanza chiaro, se vogliamo, Dario Baldi, sugli obiettivi, perché verrà coinvolto anche nelle varie decisioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Un upgrade forse rispetto al passato? Ma no, secondo me gli allenatori di oggi sono tutti manager anche. Di certo che oggi Italiano ci ha dato un'indicazione dicendo che lui non fa nomi di calciatori, ma parla di giocatori che possono giocare in quel ruolo, e quindi diciamo responsabilizza anche la società, e al contempo ci fa capire che forse si accontenta anche di quello che gli portano, perché dicendo che non fa i nomi significa che lui dà un'indicazione, avrà fatto una lista di giocatori che possono giocare in quel ruolo, quindi piano piano si va a scendere. Ecco, io personalmente so che qualcuno è critico su questo, ovvero che può essere aziendalista, è uno che si accontenta, uno che è così, però insomma a me piace questa mentalità che sta portando Palladino. Poi vedremo, insomma, ha un contratto abbastanza lungo e poi ha detto una cosa bella secondo me sui giovani, ovvero che lui li vuol vedere, ha parlato con Galloppa. Ecco, rispetto ai 3 anni da dove veniamo, dove i giovani ci sono caduti tra capo e collo, perché Caiode ci è caduto per pura fortuna, perché se Dodò non si fosse fatto male, non avessimo avuto squalificati, Caiode non avrebbe mai giocato quella partita. Italiano non è mai stato coraggioso, Palladino lo è secondo me, perché ha già fatto i nomi e ha parlato con Galloppa. E a proposito di Iconè, visto che analizzavamo il coinvolgimento tecnico-tattico di Raffaele Palladino anche sulle cessioni, lui ha detto che ha telefonato a tutti i giocatori. Poi alla domanda del collega del Corriere dello Sport di Firenze Viola, Nicolò Santi, ha così risposto su Jorko Iconè. In realtà non sono riuscito a mettermi in contatto con Iconè, però so di questa situazione che è aperta, però vediamo nei prossimi giorni, io parlo costantemente con la società e vediamo cosa deciderà
cosa decideremo nei prossimi giorni anche in base alla sua situazione. Una situazione abbastanza grave, se vogliamo, Dario, perché il tuo tecnico, perché attualmente Iconé è sotto contratto con la Fiorentina, ti chiama per parlare con te, il nuovo tecnico, e tu di fatto non rispondi, perché non sono riuscito a raggiungere Iconé, vuol dire che non mi ha risposto. Vabbè, ci avrai il roaming, non lo so, cioè, sarà in un'altra parte del mondo e ci avrai il roaming, cioè, non lo so. Ora non voglio non fare la marchetta WhatsApp, il contratto però della c'è città. Tanti modi, via. Ho capito, ma si vede che non c'è wifi, ma poveri con lei, cioè, sarà lì che non c'è wifi, sarà a riposarsi. No, lei c'è il fuso orario, ma Palladino mi sembra, ha detto anche lui che è uno che rompe le scatole, l'avrà chiamata all'8 la mattina, quella era a fare, ne so, i jogging sulla spiaggia e non ha risposto. Ho capito, Dario Baldi, ma se io la chiamo, perché io mi alzo all'alba generalmente, se io la chiamo all'alba, lei non mi risponde, mi richiamerà dopo, ma lei mi richiama però, scusi. No, ma se io ho guardato la Coppa America tutta la notte come ho fatto ieri notte, che guardate in Brasile è finita 0-0 con Costa Rica, e lei mi chiama alle 6 la mattina, non rispondo e non la richiamo neanche perché mi sveglio verso l'uno e mezzo. Poi avrà visto un numero italiano, pensava fosse un call center, cioè presentati mister, ciao sono il mister, mandami un messaggino poi ti richiamo. No vabbè Dario, sei incommentabile. Ha parlato anche dei portieri il buon Raffaele Palladino, e perché allora intanto un bel siparietto con Pradè. Allora, prima di introdurti la domanda, di fatto ci hanno dato una notizia di mercato, era stata accostata al Genoa Terracciano, si diceva noi giornalisti che Palladino era scontento di Terracciano? Così non sembrerebbe. Sentiamo Raffaele Palladino e Daniele Pradè su Pietro Terracciano. Il direttore ci può dare una mano? No, oggi è la tua conferenza, parli soltanto tu. Non è una conferenza di mercato. Pietro Terracciano è un portiere forte. Questa è la mia considerazione. Poi risponde il mister. No, come dicevo, ho parlato anche con Terracciano, ho avuto un grande confronto anche con i portieri. Noi sappiamo che abbiamo dei grandi portieri. E quindi insomma siamo contenti. Terracciano ha fatto, credo, l'anno scorso la sua miglior stagione della sua carriera, e quindi puntiamo su di lui fortemente. Poi ovviamente con la società c'è grande confronto anche sulle situazioni che possono essere l'evoluzione del mercato, quindi può succedere qualsiasi cosa, però intanto io sono molto felice dei portieri. Come la interpreti un po' questa risposta di Palladino? Porta a Terracciano oppure se arriva uno forte forte può andarsene? No, il coro era sempre palla a Terracciano, però porta a Terracciano assolutamente. Però io ti dico questo, guarda Gabriele, e te lo dico proprio fuori dai denti. Secondo me la fascia di capitano deve essere sul braccio di Pietro Terracciano o di Nicola Milenkovic il prossimo anno. Questa te la dico forte. Per me Terracciano deve restare, a meno che non arrivino offerte clamorose da 20 milioni e così via. Perché i nomi che sono accostati, cioè sì, Musso ha un'altra caratura, ha un'altra età, viene dall'Atalanta, è vero, però se Terracciano ti ha dato queste garanzie, perché buttare via un'annata? Alla fine è l'unico di questa annata che possiamo dire abbia fatto un upgrade rispetto allo status che aveva. E tanto, anche se arriva Musso e c'è Terracciano, panchina anche Musso. Terracciano fa male a tutti, capito? Ma fa male in maniera tecnica, nel senso che li rimette tutti in panchina al loro posto. Io partirei Terracciano-Martinelli, o Martinelli portiere di Coppa, e poi si guarda, perché poi Terracciano sta andando un po' in là con l'età, e Martinelli secondo me qualche partita se la può fare. Christensen può tornare tranquillamente in Germania, può andare in Danimarca, bisogna un po' abbattere i monte ingaggi noi. Quindi per me Terracciano capitano insieme a Milenkovic. Sul concetto di leader e di capitano, allora mi dai l'occasione anche per leggere un virgolettato in questo senso di Raffaele Palladino quando ha parlato appunto di questo. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, mi sono scritto tutto e ognuno di loro, dei giocatori, mi ha dato input. È importante per capire anche l'umore interno per me che sono nuovo. Leader deve essere il gruppo. All'interno può esserlo il capitano, quello calcistico, quello dello spogliatoio, ha detto anche quello simpatico, ma il leader deve essere il gruppo. Dobbiamo avere mentalità di squadra e rispetto tra noi ed essere una famiglia. Non ha detto espressamente Cristiano Biraghi, quindi forse anche lui sta pensando magari tra virgolette di cambiare o magari, non lo so, forse c'è qualcosa di diverso. Io penso che lo scelga lo spogliatoio, ma io ti ripeto, io ricordo gli occhi di Atene. Per me i leader sono quelli che Atene hanno avuto
le cosiddette palle, perdonatemi il termine, di restare lì a guardare chi se la pagava i biglietti e il viaggio. Il resto, che erano lontani dall'area di rigore, diciamo, devono riprendersi un po' la stima, secondo me. Ci sono degli uomini e qualcuno che non si è comportato da tale in quel momento, ma solo in quel momento. Ma tanto lo sanno anche loro, quindi diciamo è una ferita che si può rimarginare, però lo si fa attraverso i leader dello spogliatoio, Milenkovic, Terracciano e pochi altri. Quindi poi su Biraghi non lo so, cioè io ti dico, io penso Biraghi abbia dei rapporti molto forti anche con la città di Firenze, che umanamente sia molto forte rispetto al tifo, rispetto a quello che rappresenta la Fiorentina e la fiorentinità. Però ecco, secondo me si può anche cambiare il capitano, con tutto l'amore che ho per Biraghi. Poi vediamo, cioè vediamo anche che cosa ci regala il futuro, perché potrebbe essere ancora lui e questo gruppo, che in realtà è ancora più unito rispetto a prima. Chiudiamo la conferenza di Raffaele Palladino facendo ascoltare la domanda che abbiamo posto come Toscana TV in relazione anche a questo concetto dell'ambizione. Ma Palladino, come interpreta Firenze? Una tappa di passaggio per la sua carriera o una tappa d'arrivo? Perché insomma, parliamoci chiaro, non ci sarebbe niente di male a dire magari Firenze tappa di passaggio, perché lui magari sogna, dico un nome a caso, il Real Madrid. Però questa è la risposta e poi la commentiamo insieme. Buongiorno mister, buon lavoro. Grazie. Gabriele Calderon, Toscana TV. Le chiedo se lei interpreta Firenze in relazione alla parola ambizione come una tappa d'arrivo per la sua carriera o come una tappa di passaggio, oppure perché no, una tappa magari che possa assieme portare la Fiorentina su un piano più alto. Grazie. Per me è una tappa meravigliosa questa. Se pensate che io fino a 2 anni fa allenavo la primavera, adesso mi ritrovo qui a Firenze a giocarmi l'Europa, ad avere un pubblico fantastico, i tifosi viola sono meravigliosi, avere una società così ambiziosa, avere insomma dei calciatori così importanti, per me è un sogno essere qui. Quindi io darò tutto me stesso per questa società, lavorerò ogni singolo minuto della mia giornata per questa società, e non lo dico per insomma, sono frasi fatte, ma perché c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare. La cosa che posso dire, posso promettere, non mi piace fare promesse, però io darò tutto me stesso per questa società e per portare grandi soddisfazioni a questa società e grandi soddisfazioni ai tifosi, perché quando si viene a Firenze e si viene a Firenze, io ci ho giocato tante volte da calciatore contro la Fiorentina e da allenatore, arrivare al Franchi è qualcosa di incredibile, deve essere il nostro punto di forza quando vengono qui, e i nostri tifosi ovviamente devono darci una grande mano anche in trasferta, come fanno sempre ovunque, perché è davvero molto importante avere i tifosi dalla nostra parte. Dario, ci ha sorpassato un po' a destra o era una risposta che ti aspettavi? Dici te. No, ti ha sorpassato un po' a destra perché non ti ha risposto alla domanda, però ti ha dato dei bei segnali, ovvero che ha capito fin da subito com'è Firenze. Poi c'è stata un'altra domanda sul fatto che i fiorentini sono permalosi, e lì ha fatto un po' il paraguru dicendo gli hanno detto solo cose buone. Allora, però io penso che l'italiano mi fa godere, sì, l'italiano Palladino mi fa godere quando fa queste dichiarazioni, perché ha capito secondo me Firenze dicendo quando sono arrivato non era detto che arrivassi qua, e c'eravate già voi giornalisti. Sono salito sul taxi e si sono fatti la foto. Sono sceso dal taxi e si sono fatti la foto. Vado a giro e mi parlano. Qui io sono qui dopo che ho fatto 2 anni fa ad allenare la primavera del Monza. Per me questo non è un miracolo, però io devo ringraziare perché sono qua. E quindi finalmente secondo me ci metteremo da parte il bubare a vicenda dietro la panchina. Secondo me lui, se c'è qualcuno dietro la panchina che buba, non l'ascolta neanche. Quelle scenette patetiche che vedevamo del mago di Karlsruhe che si girava verso la tribuna come se fosse, e poi ha detto una cosa intelligentissima, ovvero io quando sono stato qui a Firenze ho visto il pubblico e l'ha spinta. Dobbiamo fare, a un certo punto dice, del Franchi il nostro punto di forza. E questo ti fa capire che c'è un legame tra Firenze, la Fiorentina e i suoi tifosi e questa squadra qui che lui allenerà, che è indissolubile, e l'ha capito fin da subito che senza tifosi la Fiorentina non è la stessa cosa, e quindi c'è bisogno di tutto l'amore che c'è a Firenze, di tutta la passione, di tutto quel senso di fiorentinità che un po' ci è mancato anche, che ci siamo andati a dividere, che siamo critici su tutto e ci si divide su qualsiasi cosa. Lui ci sta dicendo: statemi vicino, io vi fo vincere, capiamolo.
Allora, abbiamo 120 secondi, poco più, per parlare di mercato, perché oggi, insomma, è Paladino Day, non potevamo far diversamente. Allora, esercizio di rapidità con Dario Baldi. Zaniolo ha dato il suo ok, Pradel lavora a costi contenuti. Questo è il titolo ribattuto da Firenze Viola. La notizia è della Nazione, che l'ha rilanciata stamani nella cronaca stampata, dicendo come di fatto già Gio Barone all'epoca aveva bussato alla porta dell'ex Roma. E da giorni genti commisso all'entourage stanno parlando anche con il Galatasaray, il proprietario del cartellino. C'è un discorso, Amrabat, da sviluppare, magari da incastrare nell'affare e convincere il centrocampista marocchino, perché non è semplice. Ma Pradel vorrebbe prenderlo a costi contenuti, magari o con 10 più Amrabat oppure in prestito con diritto, cosa che non vorrebbe fare il Galatasaray. Aggiungiamo che Zaniolo preferirebbe la Fiorentina per un discorso familiare, perché diciamo ha tutta la famiglia e soprattutto la sua fidanzata a Roma e sarebbe più vicino a Firenze rispetto a Bergamo. Però chiaramente la Fiorentina deve stringere, altrimenti salta la situazione. Commenta al volo? Commento al volo rispetto alla formazione che ha detto Palladino, dove si mette Zaniolo? E questo è il mio commento al volo. Si panchina qualcuno? Dario. Io ho detto sì, io non ho detto niente, l'ha detto lei, io ho detto, ho limitato la mia espressione. Ci sta. Dulcis in fondo, ma non meno importante, le altre due amichevoli, avevamo preparato nei giorni scorsi il calendario, come ben saprai, sono state comunicate, saranno contro Hull City e Friburgo. Una nella tournée inglese il 30 di luglio, mentre l'altra è stata aggiunta a Friburgo proprio, quindi in trasferta il 10 di agosto all'Europa Park Stadion. E quindi altre due amichevoli. Te ci andrai a Friburgo, caro Dario, il 10 d'agosto? No, a Friburgo no, ma mi sembra una dedica al candidato di Friburgo che ha perso a Firenze, visto che è uscita oggi. Comunque sì, ha detto questo, no, più probabile che vada in Inghilterra. Però vedremo. Caro Dario, tu sei un po' stanco, vai a letto. Buonanotte, ci vediamo alla prossima. Vado a letto, buonanotte. Tappami, Levante. Casa Viola si ferma qua per questa sera. Grazie a tutta la parte tecnica, alla regia di Massimo Rigato e Matteo Fagioli. Ci vediamo domani, ore 21, Toscana TV, per parlare ancora di mercato e di Fiorentina. Buonanotte a tutti.